noi ci stiamo godendo la finale del primo torneo e zap della storia di People, ma ce la stiamo godendo soprattutto perché uno dei due finalisti è Matteo Sbrana. Antonio Valenti, capitano del team pro di Punto Scommesse, nel gioco non è stato altrettanto fortunato perché lui ha provato questo torneo ma è uscito, ma ha la soddisfazione di vedere il compagno di squadra e l'amico che si sta disputando il primo podio. Ciao Antonio, intanto. Ciao a tutti. Sì, ci ho provato anch'io, sono uscito purtroppo subito, però sono stato vendicato da Matteo, che in semifinale ha eliminato Vito Erasmo la Barile, che era l'avversario che ha eliminato me. E tra l'altro abbiamo appena pareggiato in finale, siamo 1-1, proprio 2 minuti fa, e speriamo bene, insomma sono contento. Matteo è molto forte nel zap, già lo sapevamo, lo gioca giornalmente online, più, molto più di me, insomma io preferisco giocare cash e tornei. E eravamo fiduciosi all'inizio, abbiamo preso sta finale, speriamo bene, insomma, incrociamo le dita. Ormai si gioca per la gloria più che per i soldi, perché insomma si alza il trofeo il primo, e speriamo bene. Insomma, questo qui è già una bella soddisfazione, perché nonostante la sua brevità, però ogni volta vincere una zap insomma richiede molta energia, no? Anche proprio emotiva. È un gioco molto più frenetico e molto psicologico, perché giochi tutte le mani, praticamente sei sempre testa a testa, e quindi insomma viene fuori molto la tecnica, bisogna saperli giocare, affrontare anche psicologicamente. Devo dire che questi turni erano anche degli zap abbastanza veloci, però con la formula del 2 su 3 o del 3 su 5 adesso si compensa un po' questa cosa delle zap veloci, quindi insomma le basi tecniche vengono fuori comunque, diciamo, sicuramente meno, ma vengono fuori. Certo, in ogni caso portiamo a casa la seconda piazza nella più pessimistica delle ipotesi, direi che risolleva un inizio stagione non esaltante con questo PPT, purtroppo per l'abbiamo detto anche in modo scherzoso in altri filmati, è stato molto sfortunato. Sì, non ne siamo ovviamente contenti, ieri ridavamo insomma anche un po' per stigmatizzare la cosa, però insomma ci teniamo molto al PPT, che è il torneo di nostro, insomma della nostra skin, del nostro cessionario, far bene. Purtroppo siamo usciti tutte e tre prima al day 1, sia io che Matteo e Valeria, e diciamo per statistica probabilmente il prossimo faremo 3 dei 2, insomma speriamo. Certamente, raccontaci un po' di questo IPT che ti è arrivato a fagiolo, perché tu hai avuto un 2011 difficile e dove non hai raccolto i risultati ai quali ci eri abituati negli anni precedenti, però hai avuto veramente poi una bella partenza di 2012. L'anno scorso è andato molto male, l'abbiamo visto, molto per sfortuna, un po' anche qualche torneo l'ho sbagliato io, sicuramente non ero al top. Sono contento perché l'IPT non dovevo giocarlo all'inizio, poi abbiamo fatto il mini, mi sentivo molto in forma, mi sentivo voglioso di giocare, insomma mi sentivo al 100%, allora ho deciso di giocarlo e infatti ho giocato un bel torneo, io sono molto soddisfatto, rimane un rammarico enorme perché in 10 ero terzo, per 2 ore siamo stati in 10, i corti hanno raddoppiato continuamente, probabilmente ho sbagliato una mano in 10 che mi ha compromesso il tutto, sono rimasto un po' corto e poi ho giocato a 9 contro 7-7, il lancio della moneta è andato male. E comunque si tratta di un torneo di grande prestigio, per cui l'ottimo risultato, purtroppo è sfuggito il grande risultato, ma noi siamo ben contenti di quello che ci ha mandato la provvidenza, oltre che la tua poi personale bravura. Quando sei lì ovviamente punti sempre a andare più in alto, almeno a fare il tavolo televisivo. Per adesso è tutto, domani assisteremo al torneo di Antonio Valenti, sperando di mettere una bandierina, ma che proprio servirà come immagine, proprio alla crescita di questo stile, sull'OMA di domani.